Ciao a tutti amici e amiche, eccoci qui, scusate per il ritardo, per presentare la quarta giornata della Serie B femminile. Intanto per primo parliamo naturalmente degli infortuni di naturalmente Verena Beca e Emma Trevisan, e purtroppo il comunicato del Chievo non dà tante tante speranze, praticamente stagione finita per la portiera di scuola Milan anche, e infatti il bollettino parla di frattura scomposta di tibia e peroné della gamba destra, e quindi sarà anche operata nei prossimi giorni. La giocatrice è ancora ricoverata all'ospedale di Borgo Trento, e quindi naturalmente non si può dare ancora una prognosi per Emma Trevisan, anche lei ricoverata in seguito allo scontro. Si parla di una frattura di una costola dell'emicostato sinistro. Ricordiamo che le costole non si possono riparare, quindi anche Emma Trevisan rimane ricoverata, e quindi verrà valutate nei prossimi giorni lo stato di salute delle due giocatrici. A noi gli auguriamo veramente un grande in bocca al lupo. Ecco, andiamo a parlare di questa quarta giornata. Tutte le partite si giocheranno alle 15, tranne una che si giocherà alle 16. Iniziamo naturalmente dalla sfida tra Cesena e San Marino Academy, sfida che nettamente vede Cesena favorito anche per la vittoria contro il Bologna, naturalmente nella scorsa tornata. Mentre San Marino Academy ha mostrato tante veramente difficoltà, quindi uno secco questa partita. Freedom Verona, e direi anche qua veramente favorito nettamente l'Hellas Verona sul Freedom, veramente, perché certo viene da 7-2 col Milan, ma ragazzi è tutta un'altra categoria, Coppa Italia comunque, e Verona comunque se l'è anche giocata, ero anche presente, quindi veramente inutile continuare. Secondo me ha molta più qualità due secco in questa sfida. Attenzione a quella che si gioca alla GSM Stadium tra Chievo Women's e Ternana, perché questa secondo me è quasi la partita della giornata. Si affronta due squadre in forma, che comunque anche Chievo, perdendo 6-0 con la Juventus, comunque è comunque una squadra che ha dimostrato anche contro San Marino di poter far veramente di far veramente male. Ha fatto un buon inizio di campionato. Certo, domani l'avversario è nettamente molto molto tosto, perché la Ternana, ragazzi, 5-0, vedremo se farà un'altra manita, perché se ne fa un'altra veramente. È paurosa questa squadra in attacco, soprattutto c'è anche un ex di questa sfida, perché ci sarà Valeria Pirone naturalmente in campo con la Ternana, e vedremo anche chi sostituirà naturalmente Venera Becca. Sono in ballottaggio Soggiu, Valentina Soggiu e Sara Polonio. Sicuramente favorita è forse Soggiu, però mai detto. Vedrei chi veramente sostituirà Venera Becca, sicuramente per tutta la stagione, perché ormai bisogna dire la verità, è stagione finita dopo l'infortunio che ha avuto nel finale con la partita contro la Juventus. Quindi io qua darei un X2 sinceramente su Chievo e Ternana.
Attenzione alla sfida di Forment, Lazio e Bologna, due squadre, nettamente la Lazio cerca la quarta vittoria consecutiva che la farebbe veramente volare in classifica. Bologna che comunque, anche se viene dalla sconfitta col Cesena, ha avuto un inizio campionato buono, nonostante questo stop veramente casalingo clamoroso. E vedremo quello che farà. Comunque, secondo me, Lazio nettamente favorita, quindi uno secco in questa sfida. Parma Reds Woman, anche qua uno secco per Parma, anche se viene anche lui anche da una sconfitta che comunque non pregiudica un buon inizio di campionato, però sicuramente Parma di Colantuono vuole riprendersi nettamente la corsa anche contro la Lazio, quindi Reds Woman ha dimostrato, diciamo, di essere una squadra che può diciamo, lottare veramente per la salvezza, quindi dico uno secco in questa sfida. Ravenna Brescia, due secco, nettamente favorito il Brescia, anche grazie alla vittoria proprio col Parma. Viene proprio da una vittoria importante questa col Parma, le Leonesse. E Ravenna veramente in gravi difficoltà, è secondo me una delle candidate ad andare giù, e sicuramente qui due secco in questa sfida. Poi naturalmente sfida Tavagnacco Pavia Academy, sfida salvezza, due squadre che hanno i loro problemi, certo che il Pavia viene da un bel 4-1 col San Marino Academy, in questa sfida salvezza diciamo che le sfide salvezze Pavia, diciamo, le vince, quindi bisogna vedere anche, vedremo se il Tavagnacco troverà cuore e grinta. Diciamo che anche il Tavagnacco ormai non è più il blasone che era qualche anno fa, e soprattutto anche il Serie B fa molta, molta fatica. Ricordiamo che il Tavagnacco è stato anche ripescato, quindi dico X2 in questa sfida. Alle 16 l'unico posticipo della giornata è quello tra Genoa e Arezzo, e quindi vedremo in questo caso come andrà questa sfida. Genoa viene dal brutto risultato di Verona perdendo 3-0, l'Arezzo viene dalla sconfitta casalinga con la Lazio, però ha mostrato di poter far male anche alla capolista. Certo, naturalmente il Genoa in casa paura, non ha mai perso, ricordiamo, ha vinto col Chievo alla prima, e comunque vedremo qua come se la giocheranno entrambe le squadre, quindi direi un po' favorito il Genoa, dico 1x in questa sfida, diciamo che comunque l'Arezzo darà comunque battaglia. Ecco, questa è la quarta giornata della Serie B femminile. Ricordo che tutte le partite saranno in diretta sulla piattaforma YouTube Pepi TV, piattaforma gratuita, potete vedere le partite in maniera gratuita, basta che vi collegate al canale YouTube Pepi TV e cliccate la partita che vi interessa di più vedere. Per quanto riguarda i punti, naturalmente do l'appuntamento a lunedì per il punto naturalmente su questa quarta giornata di Serie B e anche sulla quarta giornata della Serie A femminile. Per lo più in questo momento si sta giocando Como Mina, risultato ancora fermo sullo 0-0, almeno diciamo all'intervallo era sullo 0-0. E niente, lasciate un commento, lasciate i vostri pronostici, dite anche la vostra, iscrivetevi a ragazzi per già la Pass Bar. Stasera seguiremo Italia-Malta, ci faremo quattro risate con questa partita che veramente se ci preoccupiamo per Malta, l'Italia maschile se si preoccupa per Malta veramente è meglio che si ritira completamente queste qualificazioni, comunque Malta è già anche eliminato.
Ah, ricordo domani mattina alle 11 c'è un piccolo, c'è un appuntamento importante perché sicuramente non la farà vedere né Rai Sport neanche Rai 2, naturalmente neanche Generalista. C'è Italia Scorsia, sì, Italia Scorsia Italia, in realtà Scorsia Italia Scorsia sarebbe a Cosenza, San Vito Marulla. Per entrare nella fase elite degli europei under 17 femminili. Facciamo in bocca al lupo alle azzurrine che purtroppo hanno perso contro la Francia e comunque non dovrebbero avere problemi contro la Scozia. Purtroppo mancherà Capitana Pieri perché è stata espulsa nella partita contro la Francia, partita veramente pazza. Se vogliamo dire, anche per una difesa francese che veramente faceva acqua da tutte le parti, comunque c'è questa sfida, la potete sicuramente seguire sul canale della FIGC. Ricordo domani pomeriggio invece Roma-Inter su Rai 2, ricordiamo, questo voglio ricordarlo. E niente, noi ci vediamo naturalmente lunedì per tutti e due i post giornata. A tutti vi auguro una buona sabato sera e una buona domenica e viva il calcio femminile. Ciao a tutti!